Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova recensione dell'episodio 1 del gabinetto delle curiosità, lo chiamo io così, Cabinet of Curiosities. Curiosities. Curiosities, perdonatemi, sono quasi le 4 del mattino, io sono rincoglionito, sono Ivan e oggi siamo qua a parlare di questa nuova serie serie TV Netflix. originale Netflix. Prodotta da Guglielmone del Toro. Chi è Guglielmo del Toro? Allora, se già non lo sapete, io vi invito ad andare. A parte gli scherzi. Ha vinto il premio Oscar per La forma dell'acqua e ha fatto anche tanti altri film interessanti. Qua abbiamo la regia Katia qui vicino a me. Ciao a tutti. E partiamo a parlare di questo primo episodio. Attenzione, io farò degli spoiler. Io prima parlerò. Poi quando si inizierà a parlare di spoiler io ve lo dico. Insomma, che cazzo di riassunto è? Io attendevo questa serie che non avete neanche idea, perché le aspettative erano veramente alte e avevo paura che mi avrebbe deluso. Qua abbiamo diciamo, l'eredità quasi quasi di un piccolo brividi però per adulti e Sì. anche di un creep show. Quindi a me mi eccitano quando c'è queste serie TV antologiche. Che prende ci sono ogni episodio racconta una storia diversa. Ok? Partiamo a parlare di questo episodio, ovvero l'episodio che stiamo per parlare è l'8:36. Ci avete presente in America? C'è anche quel programma dove fanno quelle aste, no? Con i garage. Nei garage che prendi in America vanno forti, diciamo, questi depositi perché le case, alcune persone hanno case piccole, non riescono a depositare tutta sta roba e quindi pagano un deposito, un noleggio, un affitto di questo deposito. Oppure case all'asta che diciamo non possono più avere questi tipi di oggetti più, se non so qua. Quando poi non c'è nessun altro che può prendere, o se è morto, è successo qualcosa, praticamente questi qua che tengono questi depositi possono fare quello che vogliono. Ovvero mettono tutto all'asta, diciamo chiuso, non si sa che cosa c'è dentro. E quindi ci stanno le persone che dice io offro questo, io offro quell'altro. E c'è questo tizio che proprio campa così, cioè ovvero che campa di aste giudiziarie, cioè di comprare questi depositi e poi rivendere tutto ciò che trova. Il nostro agonista, ovvero non abbiamo neanche il nome, questo pezzo di merda possiamo chiamarlo perché il nostro agonista è un pezzo di merda. Molto incattivito e anche buono per niente. E che vediamo che ha un grande debito, non si sa chi lo deve dare, 12.000 dollari, lo stanno seguendo e lo stanno anche minacciando di morte. Quindi spera che con questa asta che lui prende questo deposito riesce a trovare qualcosa di veramente valore e così poter subito rivendere e togliersi questo debito e salvarsi il culo. Capiamo che lui è stato un soldato, perché c'è una piccola parte che lui racconta e dice: io ho dato tutto per questo paese, forse e ha perso l'udito da un orecchio. E anche fa, diciamo, affaracci insieme a questo qua che lavora all'interno di questa cosa di depositi, che si mettono d'accordo per fare. Che gli fa pure la cresta questo qui. Si aiutano a vicenda, però non sono amiconi, si odiano molto. Riesce, diciamo, a giudicarsi L'8:36. questo Lotto 36, che era il proprietario che abbiamo visto morire all'inizio della puntata mentre stava tagliando, non so che cazzo di animale era che tagliava ed è morto con un infarto e quindi non ci si è potuto presentare più. Non si sa cosa nasconde questo. Prende questo 836 nel frattempo che sta caricando le varie cose da rivendere, ci viene questa signora e dice: io sono la proprietà dell'87778, non mi ricordo, che C'è apparteneva alla mia stato, famiglia. esatto, c'è stato un errore. C'è stato un errore perché te l'hanno venduto a te, io invece l'ho sempre pagato l'affitto, io avevo già informato tutti e te l'hanno dato a te. Dice: se mi potessi appiare cose, diciamo, più personali, va bene che tu hai comprato, quindi è giusto che ti prendi quello che c'è dentro, però che cazzo te ne fai delle foto? E minchia, Esatto, il mio forse sei vibratore, che te ne diventato. fai?
Esatto, cose sentimentali. Cose sentimentali che non te ne... Lui, pezzo di merda, dice: no, se mi dai $1,000 ti faccio entrare. Quello dice: io $1,000 faccio un mese spaccandomi la schiena a pulire le case. Cazzo ti devo dare? Dice: mi fammi sto favore. E quello dice: cattivo, no. Cattivo, senza cuore. Dice: l'unico, se tu posso dare te, il suo catenaccio. Te. Dice: questo qua puoi usare. E la signora rimane lì, senza parole, lo maledice anche. Brucerai all'inferno. E niente, sto tizio... trova, nel frattempo che sta cercando queste cose, trova anche, scopre un po' di più su quest'uomo, ovvero che era un nazista e anche satanista, perché trova questa tavola con questo pentacolo. Pentacolo, perché ogni notte io dico il pentacolo. È un tavolo particolare per le sedute spiritiche. Fatto con vari tipi di legno e anche un'altra cosa che non voglio dire, forse è fatto con sangue umano, si dice, no? Bagnato il legno in questo sangue umano. Sì. E trova all'interno, quando lui porta questo tavolo e anche un portacandela di oro e altre stronzatine, le porta a questa donna, un po' dark. Questa donna la vediamo molto eccitata da questo tavolo e tutto. E nel frattempo che lei tocca il tavolo, si sbloccano gli scomparti segreti. Scomparto segreto della tavola, che all'interno ci sono questi tre libri di tanto, tanto tempo fa. Questi tre tomi antichi. Sono tre tomi antichi, da come vediamo. I tomi sono questi libroni di una volta antichi, rari. Sono i tomi, sono dei libroni. Non lo so, mi sembra una cosa giapponese da mangiare. Ah, ok, però, va bene. Trovo questi tre libri e lei si esce e dice: c'è qualcuno che veramente può interessare, un satanista. Non glielo dice, però l'abbiamo capito noi. Sì. Chiamo questo tizio tutto di nero che è citato appena dei tre libri, dice: queste sono valgono un sacco. Sono improbabili, eccetera, eccetera. Dice: ma il quarto dov'è che vale più di tutto? Perché è quello che chiude ed è il più raro. Perché quando finisce, diciamo, il processo, perché questa cosa è per portare un demone nel tuo mondo e farlo entrare e sottometterlo e metterlo dentro un corpo di qualcuno. Questo libro, dopo che fai tutto questo processo, dovrebbe pia fuoco. Quindi non si trovano, per questo si bruciano. Il nostro protagonista stronzo, che è molto scettico, non crede un cazzo, vuole soltanto i soldi, non gli frega niente. Sì, perché se trova tutti e quattro i tomi... Perché dice: tre libri, 10.000, ma se ci abbiamo tutti e quattro, che io posso fare il rito, io ti do 300.000 belli. Lui non è che diventa, diciamo, un cagnolino in questa occasione, porta bene, no, diventa ancora più stronzo. Sì. Lo porta lì e da lì in poi si mettono a cercare e si scopre che ci sono vari segreti all'interno. Io non voglio andare più oltre perché poi ve lo rovino quello che si scopre, quello che c'è dietro. Però un po' io, siccome grandissimo, senza vantarmi, vedendo tante film e serie TV, un po' mi sentivo, e ci ho detto anche la Reggia Cadia, senza fargli spoiler, mi è dispiaciuto. Ho detto: vedi che ci saranno dei segreti che io ho già scoperto prima, senza aver bisogno di capire, soltanto di vedere ho capito già. Quindi l'unica pecca, se siete dei grandi osservatore, anche avete visto tanti film horror come me, capirete subito il segreto dove si cela. Io vi consiglio di andare a vedere su Netflix, mi raccomando, non fate cose craccate, che siete ridicoli, prendete gli stipendi di 1.500, pigliate i redditi di cittadinanza e poi fate sta stronzata, per favore. Aspetta, non tutti prendono 1.500, no. Però la maggior parte lo prendono. In generale, io sto dicendo, perché c'è gente, ragazzi, che ho conosciuto e ho voluto pure togliere amicizia con queste persone, pigliano reddite, cose, fanno gli stronzi, vanno a comprare questi di marca e poi si spaventano a pagare 10-12 euro di Netflix. Fate schifo, veramente, vergognatevi. Non vi dico... rivolta a sta gente qua e non vi sentite voi in causa. Vi sentite in causa vuol dire che lo state facendo anche voi sta merda. Quindi, però, se uno soldi non ne ha, dici: io soldi non ne ho, e allora deve risparmiare. Risparmia o vedi un po', dividi con gli amici, perché si possono trovare varie soluzioni per essere sempre senza piratare. Ecco, quindi io vi saluto e vi ringrazio. Vorrei andare negli spoiler. Iscrivetevi al canale, lasciate un like e commentate. Allora, il segreto che ho scoperto, quando è entrato, lui si è accorto che praticamente il magazzino era più piccolo. Dice: perché cazzo è più piccolo, gli altri sono più lunghi? Dice: no, perché lui l'ha comprato molto più tempo prima e forse lui era più piccolo. Invece si scopre che c'è questa parete, che io l'ho detto per la legge, io ho detto forse ci sarà una parete che forse sarà molto più grande forse di tutti gli altri. Ed è così, perché lui l'ha comprato prima e ci ha fatto questa cosa segreta. Dove nasconde sua sorella, perché lui
ha fatto entrare il demone dentro sua sorella. Forse la mamma. All'indietro, ai La tempi tanto tempo fa, negli anni della 40, guerra. 60. Tanto tempo fa. Grande amante di sua sorella. Che era pure una bella donna. L'ha fatto diventare un mostro con questa creatura all'interno di questo demone. Ha fatto bene l'effetto speciale e si crea grande tensione durante L'esplorazione. l'esplorazione, anche quando c'è questa creatura che si muoverà per cercare di mangiare qualsiasi cosa. E Perché. da qui vediamo il libro, il E qua famoso vediamo il libro. quarto libro, che urcoglione che è, che siccome c'è il demone è stato con tutto questo sale rosso, non so che cos'è, È stato messo comunque in un cerchio. un Lui per cerchio di fare le protezione. vicende va a rompere il cerchio con il Rompe piede. il cerchio, muore quello che gli dava da 300.000 dollari. Lui muore come uno stronzo che voleva scappare, la signora ancora là fuori che aspettava l'autobus, forse chissà perché, e gli ha detto: io non ti aiuto, vaffanculo. Ha fatto capire, E quindi fatto quello che si bene. merita, il E qui karma. è morto così, mangiato da questa creatura. Io spero non sia fino a qua, che vi siete fatti pure spoiler, mi dispiace, ma io vi ho avvisato. Ci vediamo a un prossimo video. Ringrazio i giocati e ci vediamo alla prossima.